Bene, buongiorno a tutti. Oggi voglio farvi vedere il parco giochi qui di Ulan Bator, che ha una sua storia abbastanza antica perché ci sono dei giochi che appartengono al periodo socialista della Mongolia. E poi ci sono dei nuovi giochi, ovviamente, che appartengono al periodo moderno. E quindi in questo parco giochi ci sono questi due aspetti storici, insomma, che si possono ancora si possono osservare. E insomma, ecco, vi volevo far un pochino vedere questi giochi. Ovviamente adesso siamo a fine ottobre, gli ultimi giorni di ottobre, quindi non c'è quasi più nessuno. Il parco è molto attivo in estate, ovviamente. Siamo molto vicini al centro, come potete vedere da questi bei palazzoni moderni che sono al centro della città. E niente, tutto qui. Qui l'estate lo riempiono con l'acqua, si forma un laghetto e potete fare il vostro giretto. Ovviamente adesso è asciutto. Vi saluto. Sono sempre io, Marco Marquinhos. Non è freddo oggi, eh? Credo che siamo più o meno siamo sugli 0 gradi. E qui insomma potete passare delle belle giornate estive. L'estate fanno anche degli spiedini, fanno degli hamburger, molte cose da mangiare. Si possono passare delle belle giornate. Ecco, questo qui per esempio è un giochino che risale al periodo. Ah no, è ancora attivo. Vedi che si può ancora andare, vedete? Io pensavo fosse chiuso. Questo è un giochino, una struttura che è ancora del periodo socialista. Come vedete, si possono prendere queste piccole macchinine, si pedala e si passa su questa rotaia. Quindi ci sono dei giochi nuovi e dei giochi, come dicevo prima, un po' più vecchi. No, ci sono alcuni giochi che sono ancora attivi, ci si può andare. Io pensavo fosse tutto chiuso, invece no. Ecco, vedete quanta gente ancora. Benissimo, benissimo, mi sbagliavo. Bene. Guardate quanta gente. Non so se vogliono andare sulla ruota o se c'è qualche cos'altro. Va bene. Io vi saluto. Va bene, un caro saluto a tutti, una buona giornata da Marco e vi auguro, insomma, un giorno di poter venire qui e fare un giretto al parco. Ciao ciao, ciao a tutti.